Un altro aspetto importante dell'età periclea, oltre alla commedia, è la tragedia, la quale propone e pone l'arte al centro della vita pubblica in quanto la tragedia è dotata di potenza educativa. In questo senso possiamo concentrarci attorno ad una figura e attorno all'opera che questa figura, che è un autore tragico, Sofocle, propone. Ecco perché vorremmo concentrarci in particolare sull'uomo di Sofocle, che può essere collocato accanto all'opera artistica di Fidia, in quanto pone insieme ciò che è plastico, quindi che è legato all'arte figurativa e soprattutto alla scultura, e ciò che è poetico. E ciò che è plastico e ciò che è poetico sottende quello che viene chiamato un ethos intimo, dove per ethos intendiamo la coscienza morale, la formazione interiore dell'uomo, il suo valore razionale e soprattutto il pathos che deve nella tragedia condurre al mathos, nel senso che pathos, mathos, potrebbe essere tradotto dal dolore la conoscenza. Quindi Sofocle intende porre la tragedia come quella forma poetica che costituisce effettivamente l'oggettivazione della formazione dell'uomo. Ecco perché noi troviamo nella tragedia quel metro, se volete, quella misura dell'uomo, la cui formazione, la cui cifra morale, la sua connotazione morale, agathos, quindi il bene, in greco agathos, scritto Agathos, è sempre legato alla sfera del kalos, cioè della bellezza. Kalos kai agathos. Ecco perché da un lato la tragedia, Sofoclea, dall'altro lato l'arte di Fidia permette di comprendere questa età di Atene e questa nuova svolta della filosofia. Perché alla base della cultura formativa noi possiamo trovare un'armonia corpo-anima che pone l'ideale e la centralità di ciò che l'uomo deve, di ciò che l'uomo deve essere. Vorrei leggere a questo proposito un'osservazione di Werner Jaeger, l'autore del libro che ho mostrato l'altra volta, il quale mette in evidenza quanto segue. L'arte sofoclea di creare figure umane è coscientemente ispirata
ad un atteggiamento umano che è prodotto peculiare della cultura, della società, dell'età di Pericle. Sofocle umanizzò la tragedia facendone un modello imperituro di cultura umana, nello spirito inimitabile dei suoi creatori. Si potrebbe quasi chiamarla un'arte della cultura. Penso che questo passaggio sia fondamentale, perché effettivamente mette in evidenza la plasticità di una cultura e di un pensiero coglibile attraverso l'arte. Proprio per questo motivo, un filosofo grandissimo per la sua figura drammatica, che muore il 25 agosto del 1900, Friedrich Nietzsche, ravvisa nella nascita della tragedia quello che dovrebbe essere veramente l'inizio del pensiero. Vi faccio vedere il libro, questo, Nietzsche, La nascita della tragedia, pubblicato dalla Biblioteca Adelphi, nella traduzione di un grande studioso che si chiama Giorgio Colli. Lui ritiene che la tragedia possa essere l'inizio del pensiero perché essa è legata alla modalità di interpretare la vita e quindi è proprio il senso, se vogliamo, di una vita che supera sempre il logos e la razionalità e che nello stesso tempo la richiama. Che da un lato si esprime come il caos originario e dall'altro lato richiama l'uomo alla sua misura, sia veramente il momento fondamentale del pensiero. Ecco perché, secondo Nietzsche, la tragedia è sviluppo dell'arte, ma è anche il contrassegno di due forze antagoniste, il dionisiaco, da Dioniso che è il dio dell'ebbrezza, come abbiamo visto l'altra volta, e l'Apollineo che è il dio della proporzione e della misura. Così, dice Nietzsche, che sono due divinità artistiche, Apollo e Dioniso, a esprimere la nostra conoscenza del mondo greco, a esprimere i due impulsi che stanno fra loro in un aperto dissidio, che stanno fra loro in una eccitazione reciproca. Ma la lotta di questi due opposti portano frutti sempre nuovi. Proprio per questo motivo, Sofocle esprime la condizione dell'uomo ricorrendo a una parola greca che è deinos. Deinos in greco segna sempre una duplicità, una forza oppositiva. Perché dal lato nulla di più mirabile c'è dell'uomo e nello stesso tempo nulla di più mostruoso e terribile. Per Nietzsche questo contrassegna il caos della vita, che nessuna forza logica può
potrebbe mai correggere. L'idea dell'uomo dei nos lo ritroviamo, viene ravvisata, scusate, in un'opera tragica che è per esempio l'Antigone, di cui voi avete già parlato. Ecco, Antigone che incarna la pietas sottende l'opposizione alla sopraffazione dello Stato. Sottende quella pietas, che è quella legge non scritta divina, che, alla quale solo si dovrebbe rifare il nomos, la legge dello Stato. E il contrasto determina esattamente esattamente il tragico. Ma è proprio per questo che la tragedia permette insieme quella catarsi, quel superamento delle passioni che rimanda all'uomo la coscienza di se stesso. Ecco perché parliamo di pathos e mathos, dal dolore la conoscenza. E se l'età di Pericle da un lato è la ricerca della misura, come potete vedere nell'arte plastica, dall'altro lato esprime la figura drammatica dell'uomo che, come dirà più tardi uno degli esponenti della filosofia sofistica, Protagora, è per questo misura di tutte le cose. Quindi una centralità che da un lato esprime la grandezza, dall'altro lato l'imponenza del dramma.